uno dei gemellaggi più longevi in ambito calcistico. Non ci sarà il pubblico sabato allo stadio Adriatico Cornacchia e non sarà possibile spostarsi per i sostenitori vicentini per le limitazioni degli spostamenti dovuti alla pandemia, ma il legame tra tifosi biancazzurri e biancorossi resta saldo dall'ottobre del 77, cioè da oltre 43 anni, un gemellaggio che ha resistito al tempo, ai successi e agli insuccessi, alle sfide sul campo, anche quando la posta in palio era molto alta, e che è stato anche rinnovato con particolari iniziative da parte dei club. Nell'agosto del 2016, in un amichevole precampionato disputato al Menti, le due squadre scesero in campo coi colori sociali dell'altra, il Pescara in biancorosso, il Vicenza in biancazzurro. Nel febbraio 2017 i giocatori del Pescara indossarono la divisa biancorossa in occasione del recupero di Serie A con la Fiorentina. Una partita che a livello ufficiale ritorna dopo quasi 5 anni. L'ultimo precedente è targato 12 febbraio 2016, quando l'Adriatico Cornacchia finì 1-1. Al gol di Signori rispose nel finale la Padula con una splendida rovesciata. Il bilancio tra Pescara e Vicenza è in sostanziale parità: 14 le vittorie pescaresi, 12 quelle vicentine, 19 i pareggi. All'Adriatico Cornacchia però i biancazzurri sono in chiaro vantaggio, 10 vittorie a fronte di 10 pareggi e 3 vittorie vicentine. L'ultima dei Veneti è del novembre 99, la squadra di Edireia si impose di misura su quella di Galeone grazie a un gol di Viviani. L'ultima dei biancazzurri fu invece firmata dal rigore propiziato da Sansovini e trasformato da Memusciai nel finale. Era la semifinale playoff del 2015 che permise, anche grazie al 2-2 del ritorno, di andare in finale con il Bologna. In campionato bisogna tornare al 1 maggio 2012, quando il Pescara di Zeman marciava verso la Serie A e ne fece 6 a un Vicenza poi retrocesso. Sarà una gara speciale per Cristian Galano e Roberto Breda. Il neotecnico biancazzurro, reduce dall'esperienza di Reggio Calabria e Salerno, fu chiamato a Vicenza nella stagione 2012-2013, ma fu esonerato dopo la seconda giornata di ritorno, con la squadra al terzultimo posto e con appena 3 vittorie conseguite. Per Galano, una stagione e mezza in biancorosso con 56 presenze e 9 reti. Positiva la prima, 2015-2016, con Marino e poi Lerda in panchina. E Galano in campo nei 2 pareggi con il Pescara. Male la prima parte della seconda stagione, a gennaio il Robben delle Puglie fece ritorno a Bari.